Ciao a tutti, bentornati. Anche oggi torniamo a spacchettare insieme. Finalmente tutti i pacchi mi sono arrivati, tutti gli ordini che ho fatto durante il Black Friday mi sono finalmente arrivati tutti. Questa volta però andiamo a vedere un po' quello che ho preso di make-up, prevalentemente make-up. Anche qui ho fatto una scelta pensata, quindi ho scelto di acquistare solo da brand italiani. Andiamo subito a vedere che cosa ho preso. In questo pacco abbiamo un set di pennelli. Eccolo qui, tra l'altro qui sotto non so che cosa ci sia, dei campioncini, due campioncini di fondotinta che non conosco. Vesauda, ripeto, è un brand che non ho mai provato, quindi non conosco molto bene il brand, però ho voluto prendere questo set perché c'era un'offertona durante il Black Friday. Ho pagato questo set, infatti 10 euro, non so quanto costasse in realtà. Più di sicuramente non penso il doppio, comunque non so quanto ho risparmiato, ecco, però mi allettava l'idea, volevo comprare comunque un set di pennelli, quindi ho preso questo qui. C'è il suo astuccio in pelle, comodo anche da portare. All'interno abbiamo 7 pennelli. Io direi 7 pennelli al prezzo di 10 euro, io non ho mai pagato meno di un euro un pennello se non da Essence, quindi io direi abbastanza bene. Poi per quello che ho sentito dire sono pennelli abbastanza validi e sono quattro pennelli per il viso e tre per gli occhi. Qui infatti abbiamo un super pennellone per la cipria, trovo che poi tra l'altro sia molto morbido e soffice. Sembra anche abbastanza resistente, il manico mi sembra duro e bello compatto. Infatti ho letto delle cose a riguardo, dicevano appunto che avendo non so quanti strati di vernice intorno permette appunto al pennello di avere una vita un po' più lunga, di rovinarsi meno o comunque il più tardi possibile. Quest'altro pennello invece angolato è un pennello per il contouring o anche per il blush. Oddio come sono morbidi. Poi, altro pennello è questo qui, è un kabuki, quindi piatto, questo va bene anche per il fondotinta quando magari vogliamo avere un effetto un po' più coprente al viso. Poi abbiamo un altro pennello, sempre per il fondotinta, di quelli piatti. Questo è uno di quei pennelli che io però utilizzo pochissimo, probabilmente lo utilizzerò per applicare le maschere. Poi abbiamo tre pennelli da occhi, abbiamo questo pennello, andiamo a togliere anche queste carte che non ci servono. Allora, abbiamo un pennello piatto, anche per applicare il prodotto, un pennello un po' più a setole morbide anche per la sfumatura, e poi un pennello angolato da una parte, quindi per l'eyeliner, e un altro invece diciamo per andare a pettinare le sopracciglia, quindi uno scovolino. Bene, quindi sono contenta di questo set anche perché volevo dei pennelli nuovi, quindi molto soddisfatta di questo. Andiamo avanti adesso con Nabla. Anche qui c'erano tante cose interessanti da acquistare, c'erano dei set regalo secondo me molto carini, delle box carinissime, i dei regalo secondo me erano molto carine. Allora, ho preso tre cosine, anche qui un set di pennelli. Nabla ha fatto uscire da poco diversi set di pennelli, sia occhi sia viso. Io ho preso set di pennelli occhi, il borsello è molto bello, è tutto dorato con questo filo quasi laminato, metallico diciamo così. All'interno ci sono 5 pennelli, sempre tutti occhi, no bugia, sono 6 pennelli. Pennelli occhi, dove abbiamo, io infatti cercavo un set di pennelli occhi un po' più completo. Abbiamo questo pennello qui piccolino per andare a fare quei tratti un po' più di precisione, questo qui invece angolato, sempre mi cade sempre qualcosa, sempre per l'eyeliner o anche per le sopracciglia. Questo qui invece è da applicazione, per andare ad applicare magari l'ombretto. E poi tre da sfumatura, uno abbastanza piccolino, magari anche più da precisione, uno un po' più largo, anche loro molto morbide, e questo qui invece più piatto,
anche abbastanza morbido. Trovo che siano molto belli anche questi pennelli. Ha fatto tre set Nabla, questo qui, quello verde acqua e anche il set rosso, penso che quello fosse da viso, non ricordo bene, io però cercavo un set per gli occhi. Bello anche il pennello in sé, questo oro trasparente, carinissimo, comodissima tra l'altro il borsello, la pochette. Poi, altra cosa che ho preso è una sponge, la mia di Beauty Blender si è praticamente distrutta, e ho preso questa qui, anche di Nabla, non ho mai provato, questa qui con questo colore rosa, ed è una semplice sponge. Io di qui ho approfittato, su Nabla ho approfittato anche qui del 30%, ed infine ho preso un gloss per le labbra. Questi gloss usciti bene o male da poco, da Nabla, ed è questo gloss pieno di glitter, ce n'erano di diversi colori, ho voluto prendere questo qui che era una via di mezzo, all'interno ha queste pagliuzze dorate, verdi, penso si riesca a percepire, si chiamano Shine Theory Lip Gloss, molto belli, a me poi piace molto questo effetto specchiato, ultimamente sono in fissa con i gloss, perché mi piace molto l'effetto volume sulle labbra, quindi anche di questo sono curiosa. Tra l'altro il profumo è buonissimo, praticamente ha lo stesso odore del correttore di Nabla, stesso identico odore, mi ha praticamente portato a quel correttore. Altro pacco che mi è arrivato è questo qui di Shampoora. Per chi non lo sapesse, Shampoora è un brand che produce prodotti per capelli con una bellissima particolarità, in quanto vi permettono di personalizzare i vostri prodotti, chiaramente facendovi delle domande sul tipo di capello che avete e fino ad arrivare a quale beneficio volete da questi prodotti, a che cosa cercate da questi prodotti. All'interno abbiamo infatti tutto quello che voi avete chiesto da questi prodotti, quindi a partire dai capelli, quindi sottili, colorati, agli obiettivi che avete richiesto da questi prodotti. Ho richiesto volume, anticrespo e forza, e anche termoprotezione. Vi permettono anche di scegliere la fragranza, io ho scelto la fragranza alle rose e sandalo e fiori, quindi rosa, sandalo e fiori, e ho preso tre prodotti che adesso li andiamo a vedere. Ho preso allora una maschera, e la cosa bellissima è che potete metterci anche il vostro nome sopra. Ho preso una maschera, in realtà questa è una maschera pre-shampoo, quindi da tenere in posa circa 10 minuti se non ricordo male. Sì, infatti dice di applicarla inumidendo i capelli, eliminare l'acqua in eccesso e distribuire sulle lunghezze, lasciare in posa per 10 minuti e risciacquare, proseguire poi con lo shampoo e tutti gli altri prodotti. Questo qui era 150 ml, su Shampoora ho approfittato del 50%, quindi ho fatto un affarone. Poi ho preso questo prodotto qui, che è si chiama Active Water, che è un'acqua che va applicata anche sia a capelli asciutti che a capelli bagnati, quando li lavate, appena li lavate, quindi va vaporizzato questo prodotto. Il profumo... Ah, è buonissimo! Oddio! E va applicato anche da capelli asciutti, infatti si può applicare anche tre volte al giorno, da una a tre volte al giorno. Questo permette di proteggere i capelli, dare anche forza ai capelli, e da 100 ml infatti dice agitare bene prima dell'uso, infatti non l'ho fatto, vaporizzare su radici e capelli una o tre nebulizzazioni per massimo tre volte al giorno, sia su capelli puliti che non, e non lascia residui, questa è una cosa importante a cui infatti ci tenevo, e di questa sono molto curiosa perché è un prodotto che non sono abituata ad utilizzare. Ed infine ho preso il suo shampoo, tra l'altro c'era anche, loro vi propongono, quando poi rispondete a tutte le domande che vi fanno, vi propongono diversi prodotti, tra cui lo shampoo, il balsamo, la maschera e questo prodotto qui anche, diciamo questo spray, e anche il leave-in, quindi la crema da applicare sia prima dell'asciugatura che anche dopo, come protettore diciamo. Io invece ho scelto questi tre perché erano i prodotti che più mi servivano, che vorrei provare, perché anche di prodotti leave-in ne ho diversi da finire, da iniziare, quindi sarebbe stato un prodotto che non avrei utilizzato al momento. E quindi ho preso lo shampoo, dicevo. Qui tra l'altro voglio sentire il profumo.
Sì, infatti sa proprio di fiori, il che mi piace un sacco. Questo qui è da 250 ml, i formati sono anche abbastanza grandi, non ricordo bene quanto li ho pagati, comunque tutto al 50. Se andate anche sul sito potete comunque andare a vedere i loro prezzi, vi lascerò sicuramente il link giù al sito. Infatti la prima cosa che vedrete nel momento in cui accedete al sito non saranno i prodotti che loro vi propinano, ma questo test che vi fanno sin da subito. E io sono molto curiosa di provare questi prodotti, la mia migliore amica infatti li ha provati e mi ha subito parlato benissimo di questo brand, quindi confido. Ultimo pacco che andiamo a scartare è questo qui, che purtroppo mi ha fatto penare perché ho aspettato diversi giorni in quanto ha tardato con la consegna, quindi ho aspettato tanto per riceverlo. Finalmente mi è arrivato e sto parlando di Espresso. Sono molto contenta di aver ricevuto questo pacco perché era un brand che volevo provare da tempo, sia perché hanno un packaging bellissimo, adoro proprio il concetto, sia per i prodotti in sé perché ci sono dei prodotti che mi sono informata, di cui sono curiosa e che voglio provare. Primo tra tutti infatti c'è questo prodotto che è il loro blush, che è il famoso Glassy Blush by The Glass. Perché sono curiosa? Perché è un blush secondo me unico nel suo genere. Si presenta in questo pottino in vetro ed è completamente trasparente, quindi voi direte, quindi che blush è? In realtà è un blush che una volta preso il prodotto sulle dita si va ad applicare e dovrebbe andare a donare questo colore, quindi a far fuoriuscire la pigmentazione della pelle. Sulla mano non vedo granché, non so se si intravede dalla telecamera, devo anche provarlo sul viso per capire. Vediamo anche qui se si intravedono delle perlescenze rosate sul rosa, quindi dovrebbe essere innanzitutto avere un effetto super glow, il che mi piace un sacco, e poi a far fuoriuscire questo pigmento della pelle. Stra curiosa, poi troppo bello. Poi ho preso un rossetto, dei loro famosissimi rossetti, e ho scelto la colorazione Capriccio perché tutte le altre, tra l'altro anche bellissima i packaging sono stupendi, tra l'altro una cura nei packaging che mi piace un sacco. Lo stick si presenta così e ho scelto questo colore che tra tutti i colori che c'erano, a parte il rosso, non sono proprio colori che io utilizzo spesso. C'è anche una punta di rosa se vogliamo, quindi è un nude intenso, tra l'altro sa di caffè in una maniera incredibile, è proprio l'aroma di caffè. Se siete amanti del caffè può piacervi un sacco, altrimenti potreste detestarlo. E l'effetto dovrebbe essere opaco, se non sbaglio, se non credo di sì. Anche se visto così non mi sembra completamente matte, ma leggermente lucido. Ultima cosa invece che ho preso è il loro correttore. Loro, se non lo sapete, hanno solo due colorazioni, due varianti, quindi che dovrebbero essere colorazioni universali. Questa qui che è la chiara e poi quella molto scura. Io ho preso la chiara, infatti è la colorazione One Universal Shade da 12 ml. E vediamo un po' anche la consistenza. Spero che il colore sia giusto e che non sia troppo chiara. Mi sembra anche abbastanza giallina, quindi anche per il contorno occhi dovrebbe andare bene. Si sente anche qui l'aroma di caffè. Il packaging è anche molto bello e penso sia, quello che ho letto, è molto idratante e abbastanza coprente, però non so, questo non so dirvelo, andremo a vedere. Il prodotto tra l'altro mi sembra essersi completamente asciutto sulla mano, il che mi fa pensare che vada ad amalgamarsi bene nella pelle, a fondersi bene. Il blush lo vedo, il rossetto mi sembra molto bello, è proprio un colore che a me piace un sacco. Finalmente posso togliere tutti questi pacchi dal letto, perché ho riempito il letto di pacchi perché aspettavo quest'ultimo prima di svuotarli e buttarli. Sicuramente vi farò sapere su
Instagram farò sicuramente dei video appositi, anzi seguitemi su Instagram, vi lascio il nome qui e vi farò sapere chiaramente tutto quello che penso anche di questi prodotti, quindi restate sintonizzati perché ci saranno degli aggiornamenti. Io come sempre vi mando un bacio, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto, ciao!